100.000 abitanti. La prima cosa, il comune si è costituito parte civile e la procura ha aperto un'inchiesta e un mese fa è stato arrestato il sindaco della giunta precedente e sono stati sequestrati 3.000 e mezzo di mezzo. Io non sono venuto a convincere gli ultimi. Non sono venuto a convincere gli ultimi, per l'amor di Dio, non vogliamo dei voti così, a delega. Non dovete assolutamente, ponderate, guardate bene, siate curiosi. Io sono quello che sono, da una vita, non sono adesso che faccio politica, io queste cose le dico da 20 anni. E quando mi dicono chi te l'ha fatto fare, è la domanda, chi te l'ha fatto fare, non lo so. Potremmo fare il miliardario, come ha detto Gargamella. Gargamella fa dei paragoni strani. Lui dice che è figlio di un meccanico e io sono miliardario, hai capito? Ma il paragone non è così. Doveva dire io sono figlio di un meccanico e Grillo è figlio di un miliardario. Allora poteva farlo. Ma lui è figlio di un meccanico e io ho lavorato e ho guadagnato i soldi col mio lavoro, non da parassita come lui. Devo starmene a casa, sì, ho i soldi, mi avete fatto fare una villa per 40 anni, meravigliosa. Venivo a Roma, riempivo 6, 7, 10 sere il Palasport e erano spettacoli con tanta gente e se mi ricordo erano spettacoli a pagamento. Però potevo starmene a casa, sì, e vedere i miei figli, 6 ne ho, 2 andare in Australia, un altro in Nuova Zelanda, potevo starmene lì. Potevano stare lì, avevo i soldi per farmi una vecchiaia, ho 65 anni e non mi sono sentito di stare lì e vedere i miei figli, i vostri figli, la gente migliore che deve lasciare questo paese, standomene a casa con le pantofole. Sono uscito e ho detto vi do in cambio qualche cosa, mi sento in dovere di dargli qualcosa in cambio. Ed è la mia attività, una parte della mia vita, una parte del mio lavoro. Lo vedi qua gli altri. Ed è questo il messaggio, è questo il grande messaggio di questo movimento, dedicare un po' del nostro tempo e del nostro lavoro e della nostra vita agli altri. È così che cambiamo il paese. E allora, io ho fatto questo, mi sono buttato, ho detto cosa faccio oggi? Mi butto nello stretto di Messina e vado a nuoto. Chi ci credeva di nuovo lì? Non ci credeva nessuno che noi potessimo andare in Sicilia e diventare la prima forza politica in Sicilia. Chi poteva crederlo? La mafia, il voto di scambio, i miracoli. No, succedono queste utopie meravigliose. E siamo andati di là, io sono attraversato. La Sicilia scommettevano che mi veniva un infarto nei primi 500 metri. Sono arrivato di là e ci ho messo 20 minuti meno del traghetto. Allora, sentite queste battute da 100, da 77 spettacoli. Io non volevo neanche, no, ed è giusto che faccia questo repertorio perché l'ho replicato e le cose che dico bisogna che rimangono impresse. Siamo andati lì, voto di scambio, mafia, non ho visto che mafia mi il voto di scambio, non ci sono più soldi, c'è la crisi, la mafia va dove ci sono i soldi, va dove ci sono i soldi, la mafia guarda, adesso si è spostato dal cemento che non tira più, si è spostato dal gioco d'azzardo, i vinter, si è spostato nelle slot machine, andate a vedere, si spostano sui farmaci contraffatti, dove investi 100 euro e ne porta a casa 500.000, sui farmaci contraffatti, Viagra e Chari, fatti in Cina, state attenti perché vi diventa già. Allora, ma tutto va bene, non c'è la mafia, guardate, il voto di scambio non c'è, e siamo diventati la prima forza politica della Sicilia, con ragazzi meravigliosi, 15, 1 e 4 per presentare. Bene, sono i grandi mezzi, la prima cosa che hanno fatto quello che hanno detto. La paga era 20.000 euro al mese per i consiglieri regionali della Sicilia. Si sono ridotti lo stipendio del 75%, tenendosi 2.500 euro. Ha preso la differenza, ha aperto una partita di Cino nel bilancio della regione e con quei soldi li faranno microcredito alle piccole e piccolissime aziende della Sicilia, artigiani, pescatori e piccoli. Io sono sempre quello lì, io grido queste cose,
da 20 anni. Io portavo una macchina nel 95, una macchina davanti ai cancelli a Torino della Siena, che un litro, con un litro faceva 100 km, un litro e mezzo, modificata da due ingegneri di idea. La portavo lì, dicevo, a quelli della Siena, se non fate questa macchina qua fa 10 anni di idea, era 95. Sono stato neanche, non mi hanno neanche permesso di entrare nel cancello, perché c'erano i grandi sindacati, i sindacalisti, che sono esattamente responsabili di questo dissesto insieme. Bravo! Ma non hanno mai, sono rimasti indietro come organizzazioni mentali, ma in Germania, ma negli Stati Uniti, gli operai e gli impiegati fanno parte della proprietà dell'azienda. E questo il futuro, il piccolo azionista stanno facendo adesso in Svizzera. In Svizzera votano il piccolo azionista, ci sarà un referendum per farlo votare via internet, il piccolo azionista. E stanno facendo una battaglia straordinaria, è la rete che cambia tutto, amici. La rete, Vasella, della Novartis, Vasella, esce dalla presidenza della più grande, una delle più grandi multinazionali farmaceutiche del mondo, e gli danno 10 milioni all'anno per 5 anni per non andare a lavorare dal concorrente. 60 milioni di euro per stare 5 anni fuori e non andare a lavorare. Un hacker ha capito, ha messo la notizia in rete, c'è stata una rivolta popolare degli svizzeri e lui è dovuto andare lì e a dire scusate, non prendo i soldi perché è una vergogna che io prenda questi soldi, e si è scusato con il popolo svizzero. Questa è l'informazione che ci dice. E allora noi abbiamo questa forbice dei grandi manager che se ne vanno. Io ho preso due, se vi ricordate io andavo a dire che la Parma era fallita un anno prima, sarebbe bastato un mezzo telegiornale di questi, adesso farlo prima, 5 minuti di avvisare 30.000 famiglie e non avrebbero perso il loro risparmio, zero, invece se li erano comprati tutti, giravo io, non perché ero più onesto, lo dicevo io perché non mi avevano offerto niente. No. E allora girare, compravo 2 azioni e andavo alla tele di nuovo, disintegrare un patrimonio meraviglioso, siamo 78esimi come velocità del download, siamo sotto l'Algeria, sotto la Tunisia come velocità del download. Oh, scusa, non c'è rimasto più niente, ho portato via le altre aziende che erano in vendita, era una società meravigliosa la tele, aveva cambiato quasi tutte le città con la fibra ottica, non c'è rimasto più niente, un parco macchina, niente, ne ha più nata, 100.000 miliardi di immobili, niente. Vanno dentro e stolpano, e poi Tronchetti se ne va con 100-120 milioni di euro, lasciando 30-40 mila famiglie da licenziare. Siamo a questo, allora basta stipendi così. Gli stipendi si calcolano prima, si fa una forbice 1-12, non 1-1500. I manager di Unicredit prendono 1500 volte lo stipendio del loro impiegato, basta 1-12, 12 volte al massimo che puoi guadagnare. Perché è finta di Gesù, così, ma queste cose le ho fatte prima del movimento e adesso è capitato al Monte dei Paschi. Sono andato lì alle 6 del mattino, avevo 4 azioni del Monte dei Paschi, è crollato verso 18 ore. Sono andato lì perché c'era la riunione degli azionisti, mi sono iscritto alle 6 del mattino, sono andato lì alle 6. E ho parlato per prima, mi sono messo la giacca, mi sono messo la camicia bianca, ho detto non devo dire parolacce, non sondare, stare calmo, ho fatto un corso già in via. E sono entrato e ho visto gli impiegati nella banca con tutti i gomiti, perché è chiaro, perderanno il posto, 4.000 si andranno a casa. E alcuni, più di alcuni, hanno perso il loro TFR perché non hanno investito nella loro azienda, pagando 5 euro l'azione, adesso l'azione vale 0,22. Ho visto i piccoli azionisti anche loro con gli occhi gonfi, hanno perso tutto il risparmio. Più di 50 e non ci dia. E ci dia con questo profumo che era lì per gestire il crack di questa banca, lui che è invisibile per frode fiscale. Era lì il profumo.
Grazie. Una banca che valeva prima del 95, valeva 20 miliardi di euro, adesso meno di 2 miliardi e sta andando giù. Avete preso una banca meravigliosa, piena di cose, delle famiglie senesi, delle famiglie toscane. Era una banca ricca, piena di tenute, palazzi, assicurazioni, altre banche. E nel 95 avete fatto cosa? Una fondazione. E la regione, la provincia, il comune di Siena hanno messo dentro la fondazione tutti i loro uomini del DS e del PD. Hanno messo sul mercato beni che non erano loro, li hanno espropriati agli risparmiatori e hanno fatto entrare i loro colleghi, tra virgolette. I grandi capitali l'industria con le pezze del fumo. Hanno aperto al mercato, sono entrati in Caltagirone, sono entrati in Uti, che si sono svenduti tutto, non c'è rimasto più niente, hanno venduto tutto, beni che non erano loro. Poi, visto che vendere era così, di routine, hanno comprato una banca, l'Alto Veneto, tanto per avere un collegamento, magari con i leghisti in Veneto, una banca che valeva 3 miliardi la pagano 10. E rilevano una banca che oltre ai 3 miliardi aveva costi costo, aveva 7 miliardi di perdita. 10 meno 3, 7 più 7 di perdita, 14. Guardo in faccia Profumo e dico: avete un buco di 14 miliardi. Lui mi guarda e dice: buco. Ma dove ha preso questi dati? Con questa sicurezza? Perché sanno già come andrà a finire. Non era minimamente preoccupato perché sapevano già. E mentre io ero un po' in crisi perché dove ho preso questi dati, erano su tutti i giornali là. Mentre io parlavo così, la procura invece il giorno dopo, un po' per la mia missione di questa cosa, un po' non so perché, il giorno dopo vengono fuori che non sono 14 miliardi, partono tangenti che vengono ripuliti a Londra e ritornano, il buco è di 21 miliardi. 21 miliardi, il doppio della tassa. Siamo di fronte al più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica. Della Repubblica. E allora che cosa succede? Che cosa succede? Ce lo dico io. Abbiamo generato 4 miliardi nelle nostre tasse, 3,9 miliardi. Più o meno la montagna del Nilo per riparare. Ora una banca, lo so anch'io che non può fallire. Non può fallire perché la banca non fallisce. Falliscono migliaia di famiglie, non si può. Ma finirà? Come finirà? Chiediamo dei soldi a una SPA, basta! Facciamo come in Inghilterra, che quando le banche così, sono così. In Inghilterra, noi l'Unione Sovietica, si nazionalizzano! Ci prendiamo la banca! Ce la prendiamo noi! Ce la prendiamo noi con tutti i 2 miliardi! A due condizioni! Uno, che si faccia subito una commissione, si metta sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi. Che sia un'altra commissione, che si metta sotto inchiesta chi doveva controllare e non ha controllato la Banca d'Italia con Draghi, la Consob. E allora capisci tutto lo scudo fiscale. Capisci perché il PD non è andato a votarlo nel gruppo, perché l'ha fatto passare. Poteva cadere il governo del Nano, ma non l'ha fatto cadere, perché ha sempre fatto finta. Guarda che il Nano mi sta sui coglioni, perché lo sai chi è, perlomeno è un mentitore, è un anagramma, è come parlare con Mastrolino, ma lo sai. Invece questi hanno fatto finta di fare una posizione per 20 anni, hanno governato insieme e si sono passati la borraccia come coppie basta. Bene, allora faremo così. Hanno fatto lo scudo fiscale, si sono ripuliti i soldi con il 5%, a te ti fanno chiudere, paghi le tasse del 50-70%, loro con 5, io mi aspettavo per il più grande scandalo, dove sono coinvolti tutti i vertici dello Stato, ci fosse stato il nostro Presidente della Repubblica, che avesse dato un pugno sulla scrivania e avesse gridato fuori i nomi e fuori i soldi. Invece lui ha accarezzato la scrivania e ha detto privacy. Sotto elezioni se ne va,
è veramente incredibile questo paese, è veramente incredibile. Qui bisogna fare presto, signori, non ce la facciamo più, bisogna fare presto immediatamente, lasciare perdere questi fantasmi che sono ormai il passato. Bisogna aiutare immediatamente chi non ce la fa, subito, in emergenza. Dobbiamo diventare una comunità, nessuno deve rimanere indietro, spero che non mi tocchino anche questi, nessuno deve rimanere indietro. E allora immediatamente dobbiamo fare uno, il reddito di cittadinanza, come in tutte le parti, in tutti i paesi occidentali, un reddito di cittadinanza per chi perde il lavoro, per chi non ha più reddito in questo paese, e si fa il lavoro. Il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro. Tutti che chiedono il lavoro, grillo il lavoro, pesto il lavoro. Vado nei posti il lavoro, ma che cos'è il lavoro? Se adesso in Germania i più grandi quotidiani e le televisioni parlano di lavoro, parlano di abbassare l'orario di lavoro, parlano di arrivare a 30 ore settimanali in Germania. Allora è questo il passo del lavoro, è questo, il lavoro che cos'è? Io arrivo dalla Sardegna, dal Sud, il posto con più basso tenore di vita d'Europa, e il lavoro. Sono andato a parlare con i minatori che volevano il lavoro, i minatori, 1.300 euro al mese, a 500 metri a cavare carbone di terza scelta, a morire di silicosi a 50 anni, quello lì è lavoro. Che cos'è il lavoro? Il lavoro è farti il culo per far studiare il tuo figlio, farlo laureare, ti fai fare il master, o se ne vada in Italia, se no se non lavorare, fai un consente a 500 euro al mese, che ci vanno i figli della Fornero a fare questi lavori. Il lavoro non può essere tutta la tua vita, il lavoro deve essere una parte della tua vita. È il sistema, questo movimento, che vuol cambiare un sistema che non ce la fa più, che implode la crescita, il PIL. Se guardate il PIL, un terzo del PIL è fatto col lavoro per fare cose che crollano. Un altro terzo è fatto di nuovo col lavoro per fare cose, per riparare cose che crollano. Quindi è un terzo del lavoro, un terzo del lavoro è quello che è utile. Bisogna ricominciare a vedere cosa produrre, cosa non produrre, che tipo di energia. Fare un piano energetico a 50 anni, entro il 2050. La politica deve essere una visione a due generazioni, non a due legislature. E bisogna sapere come tuo figlio, mio figlio, si muoverà tra 20 anni, tra 30 anni. Che tipo di energia? Che tipo di energia? Allora facciamo due linee. Le leggi devono essere semplici e tornare ad essere semplici. Due righe, si passerà dal petrolio alle energie rinnovabili in 20 anni, ma tutta l'energia dovrà essere prodotta in quel modo lì, tutta l'energia. E allora si fanno due leggi, due righe. Vai in Svizzera, se ti si rompe un frigorifero, lo porti in qualsiasi negozio. Il negozio chiama chi l'ha costruito ed è il costruttore che è responsabile. Da dove va a finire il frigorifero, le spese, le discariche. E allora è chiaro che se io faccio un frigorifero, io gli obblighi di spesa li dovevo finire, lo faccio che non si rompe, lo faccio che se si rompe riutilizzo i pezzi e in discarica ci va un terzo del frigorifero. Dobbiamo rivedere l'energia, consumare la metà di energia, consumare metà dei materiali, consumare metà della nostra vita per il lavoro. Sono questi gli scopi, parlano di politica così in Germania e noi qui a morire, uno si ammazza perché perde il lavoro. Allora io ti do un sussidio, chiamalo come vuoi, un reddito di cittadinanza, perdi il lavoro, ti faccio vivere, stai a casa tua e se perché uno che perde il lavoro non ha più niente, diventa un disperato e diventa un delinquente, cosa vuoi che fai? Vai a vedere in Grecia cosa succede. In Grecia la prima non è banche e poi prendono i soldi e li distribuiscono ai greci. I greci entrano dentro i supermercati, prendono i prodotti e li distribuiscono agli altri greci. I contadini non ce la fanno più a distruggere per le quote del libero mercato dell'Unione Europea. Frutta che pure pane lo distribuiscono ai greci. Il grande yogurt, il greco l'ha comprato la Müller, una grande multinazionale. Stavano per partire di tonnellate, centinaia di tonnellate di yogurt, l'hanno fermato, l'hanno distribuito gratuitamente. Noi siamo verso quella china lì. O ci aiutiamo, ci diamo una mano così. E poi non gli dicono che fanno un reddito, ti do tre volte, ti offro tre lavori. Tu stai a casa con 1.000 euro. Poi noi entreremo negli uffici di collocamento, come in Germania,
Ci sono i soldi. Cominciamo a prendere un miliardino di euro di rimborsi elettorali con effetto retroattivo, subito, ai partiti. Un miliardino di rimborsi, eh? Fanno tutti le leggi, fanno tutti le leggi, non vogliono più rimborsi elettorali, basterebbe fare un assegno e restituirli come abbiamo fatto noi. Noi non abbiamo preso. E se ti dicono che la politica ci vogliono i soldi, Noi in 3 anni, ecco perché ci sono tutte le televisioni del mondo, non riescono a capire, in 3 anni, senza soldi, con i media conto, i giornali, le televisioni, bene, in 3 anni, senza chiedere un euro, facendo i banchetti con la neve, le bufere, la pioggia, chiedendo magliette, 2 euro alla volta, senza soldi in 3 anni, siamo diventati la terza, la seconda. Vi leggo questa cosa, la leggo, perché sono stato sveglio tutta la notte. Ho letto solo 3 volte nella mia vita. Ho letto, e quando muore un operaio al primo di lei, e ho letto poi un documento ufficiale, quando sono andato a Piazza degli Affari Costituzionali. Vi dico che cos'è, che cosa ho pensato io. Abbassa. Vabbè, lasciamo. Allora. Questo è quello che sento io, non volevo dirvi numeri, cifre, parlare di morti, non vogliamo più parlare di morti. Io sento queste cose e volevo, credo che questo sentimento è cambiato. Cercavamo una porta per uscire, eravamo prigionieri in una stanza buia, non c'era più niente, eravamo lì. Pensavamo di non farcela, pensavamo che le finestre, le porte fossero murate, che non esisteva un'uscita. Poi abbiamo sentito un flusso di parole, di pensieri che venivano da chissà dove, da fuori, da dentro, dalla rete, dalle piazze. Erano parole di pace, ma allo stesso tempo parole guerriere. Le abbiamo usate come torce nel buio, come chiave da girare nella serratura per andare altrove, in posti sconosciuti, dove? Ma verso di noi, verso noi stessi. E ora siamo fuori, siamo usciti dalla luce, non siamo ancora del tutto abituati, stringiamo gli occhi, abbiamo anche un po' paura, siamo un po' timorosi, è normale, ma stiamo percorrendo l'unica via possibile. Quello che sta succedendo oggi in Italia non è mai successo prima nella storia delle democrazie moderne. Una rivoluzione democratica, non violenta, che sradica i poteri, che rovescia le piramidi, il cittadino che si fa Stato ed entra in Parlamento in soli 3 anni. Abbiamo capito che eravamo noi con la porta chiusa, che le parole guerriere erano da tempo dentro di noi, ma non volevano venire fuori, pensavamo di essere soli e invece eravamo una moltitudine. E adesso siamo sorpresi che così tante persone a noi del tutto sconosciute avessero i nostri stessi pensieri, le nostre speranze, le nostre angosce. Ci siamo finalmente riconosciuti uno nell'altro e abbiamo condiviso queste parole guerriere, parole che erano state abbandonate da tempo, in cui si era perso un significato e sono diventate delle armi potenti che abbiamo usato per cambiare tutto, per ribaltare una realtà artificiale dove la finanza e l'economia, dove la menzogna e la verità, dove la guerra e la pace, dove la dittatura e la democrazia. Parole guerriere, dal suono nuovo e allo stesso tempo antichissimi, parole come comunità, onestà, partecipazione, solidarietà, sostenibilità, si sono propagate come un'onda di tuono e sono arrivate ovunque, annientando la vecchia politica. Siamo diventati consapevoli della realtà, sappiamo che possiamo contare solo sulle nostre forze, che il paese è in macerie, lo sappiamo, e per quello che ci aspetta sarà un periodo molto difficile, ci saranno tensioni, problemi, conflitti, ma la via è tracciata, l'abbiamo trovata finalmente questa via e ci porta verso un futuro forse più povero, ma vero, concreto, solidale e felice, e c'è una nuova Italia che ci aspetta e sarà bellissimo farne parte.
penseremo alla nostra spina dorsale. 1000 aziende chiudono ogni giorno, 650.000 se ne sono andate in 3 anni. Falliscono 35 aziende al giorno, hanno un carico fiscale del 70%, il costo del lavoro più alto d'Europa. Io sono stato invitato e sono stato lusingato, perché non è una categoria, perché adesso le categorie vengono da me, vengono da noi, non hanno ancora capito cos'è questa cosa qua. Vengono i commercialisti, i farmacisti, i notai e dicono: Grillo, vieni da noi, così ci fai vedere un po' che cosa farai per noi notai. Abbiamo già sentito Casini, Chirini, abbiamo sentito la sinistra e la destra, vogliamo sentire te e il tuo movimento cosa farete per noi. E io li mando a fare il culo immediatamente, perché non è questa la mia. La mia è che se vuoi fare qualcosa per te, vieni dentro il movimento, fai qualcosa per te e per la tua fratellina, va dentro il movimento. Dobbiamo cambiare questa mentalità. Io voglio vivere in un paese dove mi sento non più disperato. Io sento disperazione, siamo passati dalla disperazione alla paura. Hai paura di qualsiasi cosa in questo paese, hai paura della tua cassetta delle lettere, la guardi così al mattino, e la guardi come se fosse un poker, la spilli, cerca quel colore lì, Dio mio. Abbiamo 350.000 leggi, se non hai un avvocato come Bedini, perdi, vai in galera, oggi si sana da questa macchina della giustizia, che è intoppata. Se non ce l'hai, vai a finire, l'ha costretta la merda a fare il movimento, perché hanno paura di noi in Europa, hanno paura di noi e giustamente devono avere un po' paura di noi, perché noi li discuteremo tutti i parti agricoli della pesca, discuteremo la nostra valuta e li discuteremo tutto, i loro trattati, i loro Bertelstein, i Bertelstein, che è lo schiacciamento. Il lavoro fatto in appalto, nessun appalto, nessun appalto, e poi il lavoro sporco lo fa un'impresa rumena, lo fa in Romania, non li fanno i rumeni i lavori sporchi, li fanno gli ucraini, ma in Ucraina li fanno i georgiani, ma in Georgia lo fanno i tagiki li fanno il Bangladesh. È lo schiacciamento, l'avvilimento del lavoro in questo paese, e bisogna ribaltare. Allora aiutare la piccola e media impresa anche con questa situazione. Obama una settimana fa, allora abbiamo i dati, io non sono un contento, io non lo leggo perché non lo voglio leggere, non è vero, sono, non voglio resistere, voi siete fatti col Photoshop, abbiamo preso i primi, abbiamo replicato, non è possibile che siate 800.000 persone in piazza. E 150.000 online in contemporanea con 120 piazze collegate, non è mai, è il più grande fenomeno mediatico di tutti i tempi. È fantastico, cosa abbiamo fatto, Dio mio, cosa abbiamo fatto? Fantastico. Ora vi dico due cose. Allora, fantastico, siete veramente fantastico, vi dico due cose, non so se sono, allora tutte le televisioni che sono qua, stanno riprendendo questa cosa, sono sotto shock dalla BBC alla CNN, non hanno mai visto una roba così, e allora, una cosa che ci dicono tutte le televisioni del mondo, lo sai qual è? Avete un capitale che avete solo voi, un capitale che evidentemente abbiamo noi, che è il Made in Italy, e lo state calpestando. Allora una delle prime cose da fare sarà attribuzione del Made in Italy solo alle aziende che producono in Italia. Basta! Noi siamo protesti, siamo solo protesta, dall'Animale,
primo importatore di olio d'oliva del mondo, importiamo olio lampante da tutto il mondo, lo mischiamo con il nostro, non ci adeguiamo, ma venitali, ci appiccichiamo, ma venitali se ne va, con un euro in più al mese. Io vi giuro, giro tutta l'Italia con tanto, nelle aree di servizio, vado dentro e vedo l'olio, noi abbiamo 18.000 produttori meravigliosi che fanno una fatica pazzesca, che fanno l'olio più buono del mondo, e non riescono a starci dentro, perché viene autorizzata la zona, invece di vendere l'olio lì, vendono olio marcato comunità europea, olio del cazzo a 4 euro, è pazzesco, è pazzesco.